Signore! Mio Signore! Mio Signore! Mio Signore! Mio Signore! Mio Signore! Geremia, Geremia, svegliati, svegliati, Geremia. Non ti ricordi che giorno è oggi? Siamo in partenza per Gerusalemme. Tua madre ti sta già aspettando. Geremia, sbrigati. Vieni. Il re ha promesso che questa Pasqua sarà ricordata nei secoli. E lo sai perché sarà un giorno indimenticabile, figliolo? Festeggeremo la restaurazione del Tempio di Salomone. E re Giosia che ha ritrovato le leggi di Mosè. È un evento straordinario. Le leggi del nostro popolo scomparse da centinaia di anni vengono ritrovate dal re, che le restituisce di nuovo al suo popolo. È come se Dio stesso ci stesse dando una seconda opportunità. È un grande onore per tuo padre offrire un sacrificio al Tempio di Gerusalemme in un giorno come questo. Come discendente di Aronne, un Cohen, un sacerdote, anche tu da grande potrai avere questo onore, figlio mio. Non ti preoccupare, madre, sta tranquilla. Guarda come sono belle le porte di Gerusalemme. Questa città è la gloria del nostro popolo ed è una luce per tutte le genti della terra. Nessuno può distruggere questa città. È la dimora di Dio. Voglio portare Geremia a vedere il tempio. Va bene, io vado a cercare dei posti. Figliolo, le vedi quelle scale? Portano al Santo dei Santi. Sei a pochi metri di distanza dalle tavole di pietra toccate dalla mano di Dio per scriverci i suoi comandamenti. Sono la testimonianza dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Dobbiamo rispettare le sue leggi se vogliamo restare liberi. Insegnerò le sue leggi ai miei figli. Che a loro volta le insegneranno ai loro figli, Geremia. Questa è l'alleanza.
Guarda attentamente, Geremia. Che cosa vedi? Prima di formarti nel grembo materno, ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Andrai da coloro a cui ti manderò, Geremia, e annunzierai ciò che io ti ordinerò. Oh, Signore Dio, io non sono in grado di farlo. Perché sono ancora giovane. Non dire sono giovane. Ecco, metto le mie parole sulla tua bocca. Oggi io ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni. Non avere timore di loro, perché io sono con te per proteggerti. Ma io sono ancora giovane. Geremia. Geremia. Geremia, svegliati. Stavi sognando. Sognando? Sì, sognavi. E nel sonno gridavi: io non so parlare, sono giovane. Viva Re Nabucodonosor, il nuovo re di Babilonia! Mio re, tu hai sconfitto gli egiziani e ora non c'è più nulla che potrà opporsi al tuo potere. Ora il mondo appartiene a me. Andiamo a prenderci quello che gli dèi hanno dato a Babilonia. A Gerusalemme! Viva! Poiché questo comandamento che oggi ti ordino non è lontano da te, anzi, questa parola è sulla tua bocca e nel tuo cuore. Se ascolterai la parola del Signore tuo Dio e se ti rivolgerai a Lui con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima, il Signore si rallegrerà di nuovo per te in eterno, come si rallegrò dei vostri padri. Così come fu pronunciato, così sarà secondo la parola del Signore, ritrovata dal nostro amato re Giosia, che riposi in pace. Grazie, mio Signore. Grazie, Signore. Grazie, mio Signore. Grazie, mio Signore. Grazie, mio Signore. Che Dio sia con te, mio Signore. E anche con voi, ragazzi miei. Questa sera inizierà il giorno del Signore. Il giorno dopo il sabato inizierà il vostro. Cosa intendi, padre? Andremo a Gerusalemme. Ho preparato qualcosa che vi farà onore. Venite. Tua madre ha preparato un banchetto per festeggiare il sabato. Rimani anche tu con noi, Efraim. Ti ringrazio, ma la mia famiglia mi aspetta. Che cosa hai preparato per noi, padre? Voi due mi avete servito bene in passato, aiutandomi nel rito delle offerte sacrificali. Tra due giorni farete la vostra prima offerta. Avrete l'opportunità di mettere in pratica il sacerdozio per la prima volta all'altare del Tempio di Gerusalemme. E per chi sarà il sacrificio che offrirete? Per il Signore. Ma certo, intendevo dire per conto di chi. Lo scoprirete domani al Tempio. Vi rivelo soltanto che non sarà un semplice calzolaio o un pastore. Di nuovo, vero? No, io non stavo... Non lo sai che si avverte prima di fare una visita? Ma stavo solo... Vorrei tanto essere audace come te. È per questo che siamo una coppia affiatata. Tu puoi contare sulla mia audacia. E io mi fido della tua dolcezza. Io... offrirò il mio primo sacrificio al Tempio del Signore, a Gerusalemme. Andiamo a dirlo a mio padre, sarà molto fiero. No, no, io ho promesso a mio padre che sarei tornato prima del tramonto. Ma dovevi vedermi, vero? Sì, ti dovevo vedere. Devo andare. Torna più tardi. D'accordo. E la prossima volta avvertimi prima.
Benedetto il Signore, che ha santificato il giorno del sabato. A Giuda e al suo nuovo re. Almeno re Giosia affrontò gli egiziani a Megiddo. Pace all'anima sua. Ora suo figlio Joachim si inchina ai loro piedi. Da una parte si armano i babilonesi, mentre dall'altra si armano gli egiziani. E invece di agire, sprechiamo il nostro tempo a glorificare il passato e non teniamo conto del futuro. Ci calpesteranno di nuovo. Giuda deve mantenere la sua indipendenza. È il sabato. Dio riposò in questo giorno. Non possiamo fare altrettanto? Isacco, perché continui a parlare di queste cose? Padre, desidero sposarmi. Ah. E questa sposa ha un nome? Giuditta. Ecco perché hai fatto tardi. Sì. Giuditta viene da una buona famiglia, figlio mio. Ti do la mia benedizione, Geremia. Vada al padre di Giuditta per chiedergliela in moglie. E poi festeggeremo le nozze insieme. Nostro figlio deve annunciarvi qualcosa. Uomini del re. Voglio sentire quello che dicono. Tra due giorni il re pronunzierà la sua sentenza sul tuo caso. Ma voglio darti una possibilità. Io pagherò il debito al posto tuo. Però voglio in cambio tua figlia. Preferisco 100 volte la schiavitù. Pensaci bene, vecchio mio. La schiavitù per te e tutta la tua famiglia. Ora ti faccio... Vattene! Vedremo quanto sarai orgoglioso di lavare il pavimento ai piedi di Eser. Sparisci! Da quanto tempo è in difficoltà? Non so. Dobbiamo trovare un modo per aiutarlo. Andiamo! Mio padre è un uomo molto importante, lo sai. Chiunque riesca a far compiere grandi cose al proprio figlio davanti alle autorità di Gerusalemme è indubbiamente un uomo importante. Coraggio. Sono sicuro che il re deciderà in modo giusto e concederà a tuo padre il tempo necessario per ripagare il debito. Andrà tutto bene, vedrai. Dopo che il re avrà pronunciato il suo giudizio, aiuterò la famiglia di Giuditta a pagare il debito. E poi la sposerò. I tuoi amici potranno aiutarci, vero? Certamente. Ci rivolgeremo a chiunque sia necessario. Ma ricorda, figlio mio, che se per puro caso le cose non dovessero andare come speriamo per Giuditta e la sua famiglia, la legge dice che i debitori devono prestare servizio per 7 anni. 7 anni? Sì, 7 anni al servizio dei loro creditori e poi riavranno la libertà. Non penserai che questo possa accadere? Soltanto i profeti possono prevedere il futuro. Io so solo quello che succede oggi. Oggi mio figlio deve prepararsi per il momento più importante della sua vita. L'offerta del suo primo sacrificio per l'unico vero Dio a Gerusalemme. Geremia. Guarda attentamente, Geremia. Che cosa vedi? Vedo un mandorlo. Qual è la sua stagione? Sta per germogliare. Hai visto bene. Così come questo mandorlo si affretta a germogliare, così Dio si affretta a realizzare la sua parola. Ora tu andrai ad annunciare. Va e di loro tutto quello che io ti ordinerò. Chi sei tu?
È giunta l'ora, Geremia. No. Lasciami stare. Sono un semplice uomo. È giunta l'ora. No. 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 Resteremo in città fino a domani, nel tempio. Oggi tocca ad Efraim. Domani toccherà a te. Ma voglio che oggi tu assista al sacrificio di Efraim. Così domani sarai più preparato. Ora ci puoi svelare chi dovremmo servire, mio signore. Vi dico soltanto che ci saranno personalità di grande rilievo. Vado a sentire il giudizio del re. Voglio assicurarmi che vada tutto bene per Giuditta. Ti aspetterò al tempio. Figliolo, è molto importante per me che tu sia pronto per offrire il sacrificio domani. Ti prego, non tardare. Sì, certo, padre. Preparati bene, Frey, ne avrai bisogno. Aspetta, vengo con te. Dio vuole che tu sia protetto. Torneremo in tempo, mio signore. Stai tranquillo. Sì, sì, sto bene. Chissà quale sarà il giudizio del re. Chi è quell'uomo accanto al re? È Mattania, suo fratello. Silenzio. Viviamo in un periodo di grande prosperità per il nostro popolo. Una prosperità che nasce dalla fiducia tra le persone coinvolte in qualsiasi transazione. La semplice fiducia che ciò che è prestato sarà restituito. Se si infrange questa fiducia, viene minacciata la prosperità del nostro popolo. Colui che tradisce questa fiducia deve essere punito. Poiché Eliakim rifiuta di ripagare il suo debito, cederà le sue proprietà ed i suoi diritti. Ed ora in poi Eliakim e la sua famiglia dovranno sottostare al volere di Ezer, il loro creditore. No, padre, non dargli ascolto. No. Giustizia è fatta, Ezer. Grazie per il tuo aiuto, Michea. Da loro gli uomini, ma fammi avere quella ragazza. Su, muovetevi! Piano, lasciamo stare! Forza! Geremia, vieni, dobbiamo tornare al tempio. Tu intanto va avanti. Devo parlare con il padre di Giuditta. Coraggio, dobbiamo farci forza. Abbiatevi lì. Con l'aiuto del signore, possiamo farci. No, non è vero. Avete parenti qui? Sì, i cugini di mio padre sono venuti da Bakurim per aiutarci. Devi andartene. Deve fuggire subito con loro. Vieni. Ma non posso abbandonare la mia famiglia. Hanno bisogno di me, soprattutto in questo momento. Portate Giuditta a casa con voi. Deve fuggire subito da Gerusalemme. Abbiamo già abbastanza difficoltà, Geremia. Le leggi di Dio sono fatte per proteggere i deboli, ma forse in questo mondo non hanno abbastanza peso per proteggerla. Alcuni approfitteranno della vostra sventura per trarne vantaggio a scapito di Giuditta. Come fai a sapere? Dovete fidarvi di me. Padre. È l'unica possibilità. Andiamo. Vieni, Giuditta. Sbrigati. Addio, Geremia. Ora devo compiere la volontà di mio padre al tempio. Non lo posso tradire. E non traderò neanche te. Avete sentito quello che ha detto il re? Avresti potuto aspettare. Ho avuto fin troppa pazienza. Ora basta, portateli via. Avanti, lasciami stare. Via, forza, via. Muovetevi. Su, andiamo. Sali sul carro. Fuori. Sbrigati. E niente stop. Vai. Vai. Offerte per il Signore. Offerte per il Signore! La pace regnerà per sempre a Gerusalemme e la prosperità regnerà su Giuda, poiché Dio ha eletto noi come suo popolo. Ecco perché ci riuniamo in questo Tempio del Signore. Diva, diva, diva! Mamma mia!
paese, adatte a tutti gli scopi. Ah, quella è molto bella. Hai scelto proprio la migliore. No, no, fermo! Ma fermo! Fermo! Sta fermo! Visto bene, poiché il mio popolo è stolto, sono esperti nel fare il male, ma non sanno compiere il bene. Ecco, ho messo le mie parole sulla tua bocca. Tu parlerai per me, Geremia. Sei stato? Ti stavamo aspettando. Lo so, padre, perdonami. Efraim era molto dispiaciuto che non sei venuto alla sua offerta. Efraim era molto dispiaciuto che la sua offerta non fosse davanti al re. Geremia, Efraim mi ha raccontato del giudizio. Ho cercato di prepararti per quello che era inevitabile. Mi dispiace per Giuditta e la sua famiglia, ma Dio veglierà su di loro. Come può vegliare su di te se non collabori? Andiamo, fra poco tocca a te. Figliolo, vieni. Portami il bacino. Sì, mio signore. Prendi il pugnale e l'acqua. Ora tocca a te, Geremia. Sono diventati grassi e pigri. Essi oltrepassano tutti i limiti del male. Avanti, figlio. Coraggio. Più vicino, più vicino. Serve altra acqua. Giustizie non si curano della causa dell'orfano. Non rendono nemmeno giustizia ai poveri. Non dovrei forse punirli per queste cose? Diamo inizio all'offerta. Sì, mio signore. Geremia, io metto le mie parole sulla tua bocca. Fa la tua offerta. Che aspetti? Che ti prende? Padre. Joachim. Mattania. Voi tutti.
ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore degli eserciti, il Dio di Israele. Migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e vi farò abitare in questo posto. Non confidate nelle parole menzognere di coloro che dicono: questo è il Tempio del Signore. Il Tempio del Signore. Il Tempio del Signore. Se voi farete veramente giustizia, l'uno verso l'altro, se non opprimerete lo straniero, se non spargerete sangue innocente in questo posto, io vi farò abitare in questo posto, nel paese che diedi ai vostri padri da sempre e per sempre. Ma voi confidate in parole false e ciò non vi gioverà. Rubate. Uccidete. Commettete adulterio. Giurate il falso. Bruciate incenso a Baal. E seguite altri dei che non conoscevate. E poi venite e vi presentate al mio cospetto, in questa casa nella quale tutti invocano il mio nome, e dite: Dio ci ha salvati! Per poi continuare a compiere tutti questi vostri vergognosi abomini. Ecco, anche io ho visto tutto questo, dice il Signore. Ha profetato. Chelchia, ci avevi parlato bene di questo ragazzo, ma a noi sembra che si sia lasciato prendere dall'emozione. Tu ci hai servito fedelmente e potrai tornare, ma non voglio più vedere tuo figlio qui al tempio. È chiaro? Questo ragazzo è davvero buono. È stato ispirato da chi? Ha ragione lui, dobbiamo fare quello che lui ha detto. Ma sì, lo so. Tu non parlerai più nel nome del Signore, altrimenti morirai. Padre! Non bestemmiare più! No! Ah, aiuto! No! No! Aiuto! Padre! Padre! Perché non mi hai aiutato? Ho sentito che ieri hai destato Scalpore. Suppongo di sì. Ti avevo detto che l'avrei dovuto servire io, Re. Sarebbe stato più saggio. Te ne vai? Sì. Cosa posso fare per te? Prenditi cura dei miei genitori, se vuoi. E mantieni il tuo cuore aperto come quella tua mente astuta. Efraim, queste voci che sento, anche i sogni che faccio, credo che Dio stesso mi stia chiamando a dire queste cose e a fare queste cose. Quando ero davanti all'altare a Gerusalemme,
davanti a Re. Ho sentito un fuoco in me. È come se Dio in quel momento parlasse attraverso di me. Non riesco a trovare altra spiegazione. Lasciamo stare. Quello che è successo mi ha portato a fare ciò che hai sempre voluto. Prendere Giuditta in moglie. E per questo ti ringrazio, amico mio. Dio sia con te. Guarda attentamente, Geremia. Che cosa vedi? Vedo una pentola rovesciata. In quale direzione? Verso mezzogiorno. Dal settentrione. Si rovescerà la sventura su tutti gli abitanti del paese. E io pronunzierò i miei giudizi contro tutte le città di Giuda per il male che hanno commesso abbandonandomi. Ti prego, Signore, lasciami stare. Di loro tutto ciò che io ti ordinerò. Ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno, poiché io sono con te per salvarti. Non io, Signore. Non io. Ti ho servito a Gerusalemme. Ti prego. Ti supplico, lasciami andare per la mia strada. Non prendere più moglie. Non avere figli né figlie. Cosa? Perché? Perché in questo paese tutte le madri e tutti i loro figli moriranno di malattie strazianti. Perché i loro padri non hanno osservato la mia legge. Signore, non caricarmi con questo fardello! Va e proclama tutto ciò agli orecchi di Gerusalemme. Non posso tornare a Gerusalemme. Mi lapideranno. Il re mi bandirà dalla città. Dammi un segno, ti prego. Signore, affinché mi credano. Non abbandonarmi in questo difficile compito. Mi chiamo Baruch. Sono uno scriba del Tempio. Ho sentito che andavi a Bakurim e dovevo trovarti. Ti ho sentito parlare al Tempio. Quelle parole non venivano da te.
Nessuno può parlare così se non è ispirato da Dio. Tu sei un profeta e voglio restare con te. Sono stanco di tutta l'ipocrisia a Gerusalemme. Sarà una vita dura, Baruch. Il Signore vuole che io torni a Gerusalemme. Per rischiare la vita? Per proclamare la sua parola. Se soltanto il re e tutta la casa di Giuda ci ascoltassero, Dio li perdonerebbe. Andiamo. Che cosa hai portato? Le mie pergamene. Scriviamo le parole di Dio. Le leggerai nel tempio a Gerusalemme. Così dice il Signore. Praticate la legge e la giustizia e liberate l'oppresso dalle mani del suo oppressore. Non fate violenza e non opprimete il forestiero, l'orfano e la vedova e non spargete sangue innocente in questo luogo. Se osserverete lealmente quest'ordine, entreranno ancora per le porte di questa casa i re che siederanno sul trono di Davide. Ma se non ascolterete queste parole, io lo giuro per me stesso, parola del Signore, il re di Babilonia verrà. Verrà e distruggerà questo paese. Quello che hai appena detto è oltraggio. Dobbiamo dirlo subito al re. Qual è il tuo nome? Baruch. Queste parole te le ha dettate Geremia, non è vero? Sì. Baruch, noi crediamo che Dio abbia parlato a Geremia. Se ci dai quelle pergamene, le leggeremo al re. Per convincerlo che Geremia dice la verità. Però sappi che se il re non ci darà ascolto, la vita di Geremia sarà in pericolo. E forse anche la tua. Ha detto che il re di Babilonia verrà e ci distruggerà? Ha detto che succederà solamente se non miglioriamo la nostra condotta agli occhi del Signore. Fammi vedere questa pergamena. Hai capito quello che ha detto? Il re di Babilonia verrà e distruggerà il nostro paese. Questo è tradimento. Finché ci proteggono gli egiziani, sarà difficile che questo accada. Fratello, ora che incombe questa minaccia, dobbiamo ricordare alla nostra gente che siamo un popolo potente e non debole. E adesso questo Geremia dice di parlare per il Signore. Un profeta. No, mio signore! Geremia, dobbiamo fuggire. Non hanno ascoltato. Il re ha bruciato le pergamene. Allora ci riproveremo. Ma non lo sai cosa comporterebbe? Il Signore ha detto che è con me. Con noi. Egli ci libererà. Come puoi averne la certezza? Stanno arrivando i babilonesi, proprio come aveva detto il Signore. Dobbiamo trovare un posto sicuro per redigere un'altra pergamena e poi porteremo avanti l'opera del Signore. Forse è già troppo tardi per il re, ma non per Gerusalemme. Andiamo. Consola tuo cugino. Sì, padre. Sì, padre. Vieni. È molto debole, figlio mio.
Il popolo di Giuda ha bisogno di te. Tuo fratello è troppo malato per trattare con i babilonesi. Credi che il popolo mi voglia come suo re? E chi altro se non te? Joachim, il figlio di tuo fratello? Allora tanto vale che Nabucodonosor si autoproclami re di Giuda. Mio fratello è nato per essere re. E pensavo che lo rimanesse a lungo. Ci vuole la volontà per rispondere alla chiamata di Dio. È una prova per l'uomo. Invierò un'ambasciata di resa a Nabucodonosor. E devi convincere il figlio di tuo fratello a consegnarsi nelle mani dei babilonesi insieme a sua madre e la sua famiglia per salvare la città. Ma sicuramente verranno deportati. E i babilonesi nomineranno te come nuovo re di Giuda. Comunque non prima della morte di re Joachim. Mi dispiace per la morte di tuo padre. Sei stato molto saggio a consegnarti nelle mie mani. Ne trarrai beneficio. Sarai mio ospite a vita alla corte di Babilonia. Dunque, Matania. Ti ringrazio per i tuoi doni e per il servizio che hai prestato. Tu sei il nuovo re di Giuda. D'ora in poi ti chiamerai Sedecia. Naturalmente, per mantenerci in buoni rapporti, i miei ministri stabiliranno un tributo come pegno della vostra amicizia, che ci pagherete ogni anno. Un'ultima cosa. Porterò i ministri di Joachim con me a Babilonia, insieme a molte delle autorità di Gerusalemme, con l'eccezione di quelle che vorrai che restino con te per governare la città. In cambio di questo servizio, ci aspetteremo un altro segno di amicizia. Agito con saggezza. Nel regno di Giuda è tornata la pace. E i babilonesi non hanno distrutto la città. Hai detto bene, mio re. Non bisogna dar retta a quei poveri pazzi che si ritengono dei profeti. A Gerusalemme. Forse il nuovo re ci ascolterà. Si sentirà più sicuro. Adesso non dovremo correre pericoli. Andrò da solo. Perché? Questa volta tocca a me correre il rischio. Non voglio che diventiamo vittime della stessa sorte allo stesso tempo. Mio re, il tributo a Babilonia è pura follia.
L'unica speranza. L'unica speranza per il tuo popolo è l'Egitto. No! Mio signore, non vedi che per l'Egitto è la fine. Tutto il mondo è nelle mani del re di Babilonia. Dobbiamo inviare degli ambasciatori per implorare pietà e per ridurre il tributo. Lascia stare il tributo, mio re. Se vuoi mantenere la tua libertà, devi schierarti con l'Egitto. Nabucodonosor è di nuovo lontano. Non chiederà il tributo, si accontenterà di un territorio per insediarvi una guarnigione. Io credo che cesseremo di pagare il tributo a Babilonia. Ma possiamo approfittare del fatto che i babilonesi ci credono loro alleati. Domani invierò un ambasciatore dal faraone per scoprire se hanno intenzione di aiutarci. Allora adesso sei dalla parte dell'Egitto? Beh, si vedrà se è meno rischioso fidarsi dell'Egitto o di Babilonia. Se volete essere liberi, non confidate nell'Egitto o in Babilonia. Rivolgetevi a Dio. Chi sei tu? È il figlio di Chelchia. Ah, dunque sei tu il falso profeta di cui ho sentito parlare. Il mio nome è Geremia. E dico soltanto la verità, così come Dio me la mostra. E Dio vuole che tu ti renda ridicolo davanti a questa corte? Dio vuole che accettiate la supremazia di Babilonia, altrimenti Gerusalemme verrà distrutta. Il giogo della schiavitù è su di voi. Voi dovete arrendervi. No, è un traditore! Traditore! È troppo lungo, non sono schiavo di nessuno! Allora, ma cosa, ma perché? Questo è tradimento. Se volessi, potrei ucciderti subito. Così dice il Signore. Poiché, ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione. E allora pronunzierò i miei giudizi contro tutte le città di Giuda per il male che hanno commesso abbandonandomi. L'esercito di Babilonia sta per compiere il disegno di Dio. Il tuo esercito è pronto a combattere, mio re. L'Egitto è di nuovo forte, si unirà a noi. Se ti rivolgessi a Dio, anziché ai tuoi generali, lo sentiresti dire: non ingannate voi stessi, l'esercito del faraone uscito in vostro aiuto tornerà nel suo paese, in Egitto. I babilonesi ritorneranno, combatteranno contro questa città e la bruceranno con il fuoco. Questa è una bestemmia. Perché Dio ha rivolto la faccia contro questa città e la distruggerà, la brucerà con il fuoco se non vi pentirete. Ma come osa parlare così? Ma chi è? È impazzito. Sì. Tu dici che Dio brucerà la nostra... Io sono Anania! Il Signore dice: ecco come io romperò il giogo dell'esercito di Babilonia! Così dice il Signore Dio di Israele! Ecco! È così che io romperò il giogo di re Nabucodonosor di Babilonia dal collo di tutte le nazioni entro 2 anni. Dio ha parlato tramite il profeta Anania. Il Signore non ha mandato te! Tu hai rotto un giogo di legno soltanto per sostituirlo con uno di ferro. Tu induci il popolo a confidare nella menzogna. Nell'arco di un anno sarai morto. Tu sei un bestemmiatore! Blasfemo, bestemmiatore! E tu! Tu sarai schiavo a Babilonia. Ma cosa... Guardie, portatelo via! Così dice il Signore. Perciò io manderò su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho annunziato contro di essi. Perché gli ho parlato e non mi hanno ascoltato. Li ho chiamati e non hanno risposto.
stolto. Uno stolto. Si è avverata. Stanno arrivando i babilonesi. Quanto è distante il loro esercito? Circa 5 giorni. Allora non abbiamo tempo da perdere. Spargi la voce che quando arriveranno tutti dovranno uscire e arrendersi a loro. La volontà di Dio è che si arrendano a lui e le loro vite saranno salve. Cosa posso fare per te, Geremia? Devi stare attento. Il popolo ormai ha il cuore indurito e non ci vuole dare ascolto. Un cuore indurito può diventare un'arma pericolosa. Aveva predetto che sarebbe accaduto. Gli egiziani stanno preparando un contrattacco per scoraggiare i babilonesi. Ma le parole di Geremia sconcertano il nostro popolo. Dici tutto questo perché sei convinto che Geremia sia un falso profeta. Ma se hai torto... Perché Dio dovrebbe inviare un profeta dal deserto quando sei circondato da sacerdoti istruiti? Perché Dio dovrebbe distruggere il suo stesso popolo? Perché dovrebbe accusarti di ingiustizia? Elisama, tu credi a quello che dice quest'uomo? Ho ancora dei dubbi, mio signore. Ma ci sono sempre più cittadini che non condividono i miei dubbi. Mio re. Avete un esercito potente, ma non dovete combattere i babilonesi. Questo è ciò che ha profetato Geremia. Dovete deporre le vostre spade e aprire i vostri cuori ai babilonesi. Se vogliamo compiere la volontà di Dio, dobbiamo arrenderci. Se agli occhi di Dio il mio modo di regnare non è giusto, allora imploro la sua misericordia. Io concedo la piena libertà a tutti gli schiavi di Israele a partire da adesso. Mio signore, stai commettendo un grande errore. Molte persone dipendono dai loro schiavi. Non ho chiesto la tua opinione, generale Safan. Questo sarà fatto, e sarà fatto immediatamente. Quando arriveranno i babilonesi, non dovranno trovare schiavi in Israele. Sono stato chiaro. Il re finalmente ha deciso, ed è questo quello che ha deciso. Una guardia mi ha riferito che il re ha liberato Geremia questa mattina. Cosa? Ha insinuato il dubbio nel re. Immagina cosa può fare al nostro paese. Quel profeta non opera per conto di Dio, ma per Babilonia. Dai, prova anche tu. Il re ha liberato gli schiavi. Puoi ritornare a casa, dalla tua famiglia.
Però qualcosa deve avergli toccato il cuore. Questa è una cosa tra Dio e il re. Alcuni dicono che sia dovuto alla tua predicazione. Vedi? Le tue parole sono addirittura giunte fino a noi, a Bakurim. Partiremo domani mattina all'alba. Temo che non potrò venire con voi. Perché? Capisco le tue preoccupazioni, ma se vai dal re, puoi dirgli che la tua missione è compiuta. Io servo solo Dio, non il re. Geremia, ma tu hai già fatto la volontà di Dio. Il re ha liberato gli schiavi. È un fatto non indifferente. Tutto il regno di Giuda festeggerà. E quelli che volevano farti del male non avranno più una ragione per farlo. Possiamo ancora costruirci una vita insieme. Come hai fatto? Shh, riposati. Riposati. Mio cugino mi ha aiutato a venire qui. No, devi andartene. Guarda, ti ho portato del cibo. Resterò qui con te. No. Sì. Devi portare la tua famiglia via da Gerusalemme. L'orgoglio del re istigherà i babilonesi. Dio si serve di loro per distruggere la città. E perché Dio farebbe questo? Perché deve demolirla prima di poterla edificare di nuovo. Va, riunisci la tua famiglia e inizia una nuova vita. Dio sarà con te e ti benedirà. Non posso lasciarti. Io ti amo, Geremia. Anche io ti amo. Ma Dio mi ha insegnato. Non possiamo sempre avere ciò che desideriamo. Non lo so perché Dio mi abbia fatto conoscere il tuo amore per poi non concedermelo, ma so che è la sua volontà. Non posso lasciarti. Resto con te. No, Giuditta. Devi andare via. Resterò. Prendetela! Perché? Il re ha ritrovato il buon senso. Ha cambiato la sua decisione sugli schiavi. Perché i babilonesi non sono ancora arrivati, ma torneranno. Non intrometterti, Geremia. Il re ha servito il suo Dio e ora deve servire il suo popolo. Ha sempre dimostrato un interesse particolare per la figlia di Eliachim. Sarà molto felice di sapere che sei stato così gentile da portarcela qui. No! Fermatelo! Lascialo stare! Levati di mezzo! No! 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 Andiamo!
No! 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 Sono i tuoi egiziani. Possiamo resistere 3 o 4 mesi, forse fino alla fine dell'anno. Abbiamo il tempo di chiedere aiuto al faraone. Avevi detto che Nabucodonosor si sarebbe accontentato di un territorio per insediare una guarnigione. Mio signore. Chi c'è là? Ti devo chiedere se il Signore ti ha parlato di nuovo. Parla! Non mettere alla prova la mia pazienza. Ma in quale modo ti ho offeso? Tanto da essere stato rinchiuso in prigione. Hai suscitato rancore tra il mio popolo. Ho solo detto la verità. Dove sono ora i tuoi indovini che dicevano che Babilonia non sarebbe insorta contro di te o questo paese? Non ti ho chiamato per essere condannato da te. Ti ho chiamato per sapere qual è la volontà di Dio. Non ho nient'altro da dire. Cosa? Tu, che hai predetto che l'Egitto ci avrebbe abbandonato e così è stato. Tu, che hai predetto la morte di Anania quando spezzò il giogo dal tuo collo e che è morto entro l'anno, come tu avevi detto. Tu, che hai predetto l'attacco dell'esercito di Babilonia, che ormai assedia la nostra città da quasi 2 anni. Tu, il grande profeta, non hai nient'altro da dire. Il Signore ti ha dato un'opportunità. Ma tu non hai avuto il coraggio di schierarti dalla parte della verità. Cosa? Abbi pietà di me, mio re. Qui
Questo è tutto ciò che ti resta. La capacità di strisciare ai piedi del tuo re. Se cerchi delle risposte, rivolgiti a Dio. Guardia! Prendi quest'uomo, questo profeta, e levamelo dai piedi. Sparisci, vattene. Così dice il Signore. Io darò questa città in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, il quale la prenderà. E i babilonesi bruceranno questa città con il fuoco, poiché i figli di Israele mi hanno voltato le spalle. Quest'uomo deve morire. No! Geremia è un profeta, mio re. È un traditore, mio re. E deve morire. Non avete nient'altro di cui parlare se non di questo profeta. E la difesa di Gerusalemme? Questo riguarda proprio la difesa della città, mio signore. Continua a scoraggiare i soldati che sono rimasti e molti disertano ogni notte. C'è stato un periodo in cui apprezzavo i tuoi consigli, generale Safan. E adesso, mio re? A chi ti rivolgerai per combattere i babilonesi che minacciano la nostra città dal di fuori e il nostro popolo insoddisfatto che ci minaccia dall'interno? Non dare al popolo un'occasione per agire con stoltezza, mio signore. E io li radunerò da tutti i paesi nei quali li ho dispersi nella mia ira. E li farò tornare in questo luogo, dove li farò abitare, tranquilli. Fate largo, fate largo! Levati, ho detto! Tu, vieni con me. E concluderò con essi un'alleanza eterna. Essi saranno il mio popolo. Smettila di incitare al tradimento. Così dice il Signore. Ecco, io ti darò in preda al terrore insieme a tutti i tuoi cari. Ed essi cadranno trafitti dalla spada dei loro nemici e i tuoi occhi vedranno tutto questo. Dio ha promesso che rimarrete in vita se vi arrenderete ai babilonesi. Fare la volontà del Signore non è tradimento. Se non la fate, allora sì che commettete un peccato. Ubbidite al vostro Dio ora. Ma così lo ucciderà. Chiunque altro cercherà di arrendersi d'ora in poi verrà ucciso. Laggiù puoi predicare quanto vuoi, profeta. Mio signore. Sì, cosa c'è? Si tratta del profeta Geremia.
Cosa? Ancora quel profeta? Chi sei tu? Sono Ebed-Melech, un povero eunuco, mio signore. Ebed-Melech? Significa servo del re? Ti servo volentieri, mio re. Sei uno dei pochi che lo fanno. Cosa sai di Geremia? Ho seguito il generale e i suoi uomini. Hanno calato Geremia nella cisterna. Morirà laggiù. Bene. Se morirà, l'ira di Dio ricadrà su di noi. Non è forse già successo? Io potrei farti decapitare anche subito, eppure insisti. Perché? Come mai tu, il mio eunuco, senti la voce di Dio a conferma della tua fede in quest'uomo, mentre io, re di Giuda, invoco il Signore che mi dia un segno, una parola? Eppure non sento niente. Tiratelo fuori. Portatelo nel cortile della guardia. E non parlarne con nessuno. O verrai ucciso. Geremia! Geremia, stai bene? Sì. Chiederti un ultimo favore. Gli ho concesso quest'udienza, ma sarà l'ultima. Cosa c'è di così importante che tu rischi la vita per vedermi? Ascolta la voce del Signore tuo Dio riguardo a ciò che ti dico e la tua vita sarà salva. E la città non verrà bruciata. Adesso parli di nuovo per il Signore. Ma non importa, il nostro esercito è pronto. Come puoi continuare a mentire a te stesso e anche al tuo popolo? La verità è negli occhi di chi la detiene. La parola del Signore che io ti riferisco è la verità. La parola del Signore che mi hai chiesto di ascoltare è il silenzio! Se il Signore vuole dirmi qualcosa, perché deve mandare te per dirmelo? Perché Dio dovrebbe parlarti? Se non hai dedicato la tua vita a lui. È quello che ho fatto. Allora, invece di costruire monumenti ai falsi dei, fa che la tua stessa vita diventi un monumento vivente alla parola di Dio. Ma questo è ciò che il mio popolo desidera. Tu sei il loro re. Si rivolgono a te per essere guidati. Invece la tua perenne ricerca di potere, ricchezza e piaceri ha insegnato al nostro popolo a confidare in falsi dei. Tu, col tuo esempio, gli hai fatto credere che l'unico vero Dio non era più sufficiente. Tu hai distrutto il regno promesso al nostro popolo dal Signore. Sei stato tu a disperdere il gregge di Dio! Non ti sei preso cura delle tue pecore. Così Dio non si prenderà cura di te a causa della tua malvagità. Salvami, Geremia, ti prego. Io non posso. Ma il Signore ti salverà se decidi di arrenderti ai babilonesi. Ma il mio popolo si ribellerà contro di me. Se lo farò, mi uccideranno. No, non è vero, non succederà. Tu vivrai. Ma come schiavo.
Non sarò mai uno schiavo. Tu sei uno schiavo, anche adesso. Portatelo nella sua cella. Sì, mio signore. Vieni. Non fategli del male! Geremia, perché ci hai fatto chiamare? Voglio che siate testimoni di una compravendita. La città è sotto assedio, la gente muore di fame e tu ti occupi del commercio. Lui si chiama Canamel, è mio cugino. Io ho fatto un sogno. Dio mi ha detto di dire: compra il mio campo che si trova ad Anatot. Compralo per te stesso, Geremia. Tu profetizzi che la città sta per essere devastata, eppure ti compri della terra come se nulla fosse. Ascoltate, così dice il Signore. Io stesso radunerò da tutte le regioni in cui le ho fatte scacciare il resto delle mie pecore. Ecco, concluderò una nuova alleanza con la casa di Israele, ma questa la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Mio signore, sono entrati in città. Dobbiamo fuggire. Portatemi i miei figli. Thank you.
Non ti inchini davanti al tuo conquistatore? Ci inchiniamo solo davanti all'unico vero Dio. Ma è proprio il tuo Dio che ti ha portato qui. Dunque, per fare cosa gradita al tuo Dio, poiché non voglio suscitare l'ira del tuo Dio e di nessun Dio, ti condanno a morte. Questa è sicuramente la volontà del tuo Dio. Vuoi esprimere le tue ultime parole? Padre! Avanti, parla subito. Qui facciamo le cose in fretta. Ho sentito dire che c'è un profeta nel tuo paese che ti ha detto che tutto ciò sarebbe accaduto. Geremia. Geremia, già, proprio lui. Cosa ti ha detto del tuo futuro? Ha detto che non mi avresti ucciso. Davvero? Allora, dobbiamo tenerti in vita. Non è forse così? E chi sono quei bei giovanotti che hanno tentato la fuga con te? I miei figli. Questa è l'ultima cosa che hai visto. In vita. Come ti è stato predetto. Sono Nabuzaradan, il capo della guardia di Babilonia. Come sai chi sono? Tutti i soldati babilonesi conoscono Geremia. Il mio re, Nabucodonosor, mi ha ordinato di ridarti la libertà. La libertà? Andiamo. Il tempio sarà ricostruito. Ma allora sarà ricostruito anche nel cuore di ogni uomo.